Thank you for watching. Ben ritrovati, un saluto a voi tutti. Questa prima parte la intitoliamo Se la prendono ingiustamente con i cittadini. Le fotografie si riferiscono a via Alcide De Gasperi, angolo via Palmiro Togliatti, dove non sappiamo chi ha deciso che quel muro che il muro perimetrale dell'ex macello comunale diventasse area, spazio dedicato alle affissioni, non a, alle affissioni diciamo, tradizionali, a quelle pubblicitarie, a quelle promozionali, a quelle con cui si vuole avvisare la cittadinanza che si svolgerà un consiglio comunale, che c'è un argomento importante di cui si occuperà l'amministrazione comunale, ma uno spazio dedicato. Ai decessi. Certo, è giusto che si informino i cittadini che gli amici purtroppo sono passati a miglior vita, come si suol dire, ma è pur giusto che i buoni osservatori così dovrebbero essere gli amministratori che hanno un minimo di qualità amministrative, ben si accorgono che poi quella carta va a finire per terra. Poi quella carta deve essere pulita, deve essere spazzata, deve essere raccolta. Se un comune non è in grado di farlo mostra tutte le sue... Lacune, che sono un pugno nell'occhio a tutti coloro i quali passeggiano o oh, con l'auto passano in quel punto. Un paese che si fregia del titolo di attento e rispettoso delle regole fa in modo che gli spazi non solo debbano essere disciplinati, ma si debba poi controllare che le affissioni vengano fatte negli spazi autorizzati e dalle persone autorizzate e che quella carta non dovrà andare a finire su suolo pubblico, ma dovrà essere rimossa per poter essere poi cestinata e magari con il porta a porta o il portone a portone raccolta. Se la prendono ingiustamente con i cittadini perché dicono che sono sporcaccioni, se la prendono giustamente con i cittadini perché dicono che buttano le carte per terra e poi non si rendono conto che chi dovrebbe dare l'esempio è proprio la pubblica amministrazione, sono le istituzioni, coloro i quali non possono dire che la legalità, la trasparenza, e il rispetto delle regole debba essere un optional, perché loro molte volte, con ordinanze e con la loro disciplina che regolamenta la cosa pubblica locale, le fanno le regole e quindi devono essere i primi a dimostrare di saperle rispettare. Allora, osservazione numero uno, per le affissioni, per le pubbliche affissioni, per gli amministratori che non lo sapessero, riteniamo siano non molti, c'è un regolamento, quindi un'apposita disciplina. In questo regolamento, sono in molti amministratori che non lo sanno, ci dispiace dirlo, ma è così perché altrimenti molti amministratori sarebbero intervenuti anziché aspettare il servizio di Telemaig o di Gino Maiulli. Non sanno quindi molti amministratori che questa disciplina, all'interno di questa disciplina, che questa, disciplina, che questa regolamentazione. Contiene anche i luoghi, i punti, la planimetria così chiamata dedicata alle pubbliche affissioni, quelle tradizionali e anche quelle mortuarie. Per intenderci. E allora in quel caso non ci costa sapere che quell'area, quello spazio, quel muro sia diventato dalla sera alla mattina spazio dedicato all'affissione di quell'informazione, di quei manifesti e lo stesso spazio dimostra che la pubblica amministrazione non sta facendo rispettare quello che è il contratto di spazzamento delle strade, perché se quella cartaccia che voi vedete nell'immagine è lì da giorni, vuol dire che da giorni quel punto non è stato ben spazzato. Cambiamo argomento, che dite? Certamente, cambiamo argomento. Nel momento in cui la pubblica amministrazione non è capace di raggiungere l'intento, si dice che ha fallito, quindi un flop per la pubblica amministrazione. Ma è troppo semplice dire il comune di Acquaviva o l'amministrazione comunale di Acquaviva ha sbagliato, non è riuscito a raggiungere l'obiettivo tal dei tali. È più giusto, anche se più difficile, dire quell'assessorato che ha quelle deleghe non è stato capace di raggiungere quell'obiettivo e quindi quell'assessore che detiene quelle deleghe date dal sindaco non è stato capace di ben governare il suo assessorato. Se questo non avviene i cittadini non possono nemmeno avere la possibilità, ritornando alle urne, di scegliere un sindaco che deve essere capace di scegliere buoni assessori. E quindi è necessario che i cittadini, gli elettori, comprendano. E sappiano di chi è la responsabilità, perché è troppo semplice dire, è dell'amministrazione comunale. Siccome ad ogni assessore, sono state date le deleghe, e ogni assessore, in quanto facente parte della giunta comunale di acqua delle fonti, ricopre quel ruolo assessorile perché è rappresentante di una lista civica o di una sigla di partito, è bene che si sappia che se quell'assessore, tal dei tali, che ha ricevuto la delega perché quel partito o quella lista civica ha chiesto al sindaco di dargli quelle deleghe perché è, quella era la persona che il partito o la lista civica riteneva la più giusta ad interpretare i bisogni della collettività, il programma elettorale e quindi. A detenere le deleghe che avrebbe dato, quei settori che, avrebbe, che gli avrebbe assegnato il sindaco, fallisce o la forza politica o la lista civica. Perché ai cittadini questo deve interessare. È come quando vado a comprare una focaccia, se la focaccia mi piace questo mi deve interessare. E anche naturalmente il rapporto qualità-prezzo. Se la focaccia non mi piace io cambio panificio. Vado da un altro panificio a prendere la focaccia. Non vado sempre da questo che mi dà la focaccia che non è buona solamente perché costa meno. Ci siamo chiariti. Allora, nel momento in cui si decide di far diventare via San Michele a senso unico, bisogna studiare una serie di interventi alle strade che affluiscono, così si dice, gli amministratori comunali lo sapranno, in quella arteria che è principale, che è importante perché porta alla zona industriale, perché porta all'autostrada e quindi significa che si va da Acquaviva verso la zona industriale, verso l'autostrada secondo quell'arteria stradale e si entra ad acqua dall'autostrada o dalla zona industriale da quell'arteria. Nel momento in cui si decide di farla diventare a senso unico con una interpretazione della viabilità che è molto soggettiva da parte del tal assessore che ha avuto questa geniale idea, si devono fare gli opportuni interventi affinché quanto stiamo guardando nelle fotografie non avvenga se quanto vi stiamo mostrando fosse accaduto qualche volta, beh, ci potrebbe anche stare, succede. È stato distratto l'autista, è stata una sola volta. Una volta ogni tanto può succedere a tutti di imboccare una strada in senso sbagliato, di non vedere un divieto di sosta, di non vedere un divieto d'accesso e così via, o di non vedere uno stop o un dare alla precedenza. Certo, ma si avviene più volte che in, in quell'incrocio tra Via San Michele e Via Bruno Buozzi, Via San Giovanni Bosco, per intenderci, un incrocio che grazie alla si è stato reso, anni fa, più sicuro per l'installazione, la predisposizione di due belli stop, non di quelli minion, che vedono solamente chi ha il, il binocolo e la lente in rendimento, ma degli stop per i grandi e con la segnaletica anche orizzontale, lo so, l'orizzontale non si vede più, che vi devo dire ragazzi? Evidentemente gli amministratori non lo sanno che si, che si consuma segnaletica orizzontale, che cosa vi devo dire? Non ho altre risposte. Ecco. E allora se succede bisogna correre i ripari. Invece le fotografie ci mostrano che poco tempo fa un grande, un tir, come si può chiamare questo grosso mezzo? Beh, lasciamolo ai nostri amministratori, sono loro che amministrano e loro gli daranno il nome tecnico giusto, così noi non dobbiamo andare a fare nessuna ricerca in particolare, ma sappiamo che quel grande mezzo proveniva da via San Michele, dal cimitero per intenderci, è entrato svoltando verso via Bruno Bozzi e poi non poteva più andare avanti perché davanti a sé si è trovato un imbuto, si è trovato delle strade strette e per circa un'ora ha aiutato dei cittadini che si trovavano lì con numerose manovre è riuscito a ritornare verso l'incrocio, verso lo stop, verso via San Michele per poter svoltare verso il cimitero e uscire fuori da quell'imbuto in cui si era andato ad incastrare. Nel momento in cui gira verso via San Michele allo stop, quindi avendo di fronte a sé via San Giovanni Bosco, spero di non sbagliare, le strade, il retro del mezzo tocca un'auto lì parcheggiata, facendo magari dei danni. Ma non è questo il grande problema. Il grande problema è che ciò avviene perché, vi assicuriamo, c'è la malamministrazione, c'è chi non ha le buone capacità di amministrare un settore, una città, in questo caso la viabilità di questa città. E concludiamo quindi così questo editoriale. A noi ci piacerebbe che si potesse dire il nome e cognome dell'assessore che ha la delega e che combina quanto vediamo per quanto riguarda il grande mezzo incastrato lì su Via San Michele, Via Bruno Bozzi, Via San Giovanni Bosco che deve poi fare questa manovra di fortuna nei pressi di Via Caterina Forte e di sapere chi è quell'amministratore che non ha le idee chiare nel campo delle pubbliche affissioni. Le regole si rispettano, sappiamo che i vigili sono pochi e diventa difficile farle rispettare perché non ci può essere un tutore, un rappresentante delle forze dell'ordine, un agente della polizia locale, ogni dietro, ogni dietro, ogni angolo, dietro ogni angolo, ma è pur vero che noi abbiamo i nostri assessori, abbiamo tanti consiglieri comunali, forse gli assessori più i consiglieri comunali sono in numero maggiore degli operatori della polizia locale ed è possibile che non vedono, non sentono e non parlano. Uno, non vedono nel momento in cui passano da quei luoghi e non si rendono conto di quanto accade. Non sentono quando Telemai, i cittadini, l'Eco di Acquaviva, altra stampa locale li fa notare i disservizi, non vedono. Non sentono. E non parlano. Perché o di maggioranza o di minoranza i consiglieri comunali hanno l'obbligo morale e prima di tutto il dovere istituzionale di rappresentare in Consiglio Comunale attraverso interrogazioni, mozioni, interpellanze quelli che sono i disagi di una città che vengono riferiti dai cittadini o che loro stessi devono vedere, osservare, perché loro sono come rappresentanti istituzionali sentinelle dello Statuto Comunale della nostra. Città, così ci hanno insegnato coloro i quali dal 1980 ad un certo anno che poi vi dirò hanno amministrato la cosa pubblica. Ci dispiace per coloro i quali si freggiano di parlare di nuova politica, di nuovi partiti, di nuovo, del nuovo che avanza, che rispetto a una vecchia democrazia cristiana, ai vecchi socialisti, ai vecchi repubblicani, ai vecchi socialdemocratici, ai vecchi liberali... Non avete nulla nelle competenze, nella praticità e nella rappresentanza istituzionale che porta alla risoluzione dei problemi di una città, quella che è Acqua Viva delle Fonti, che dimostra il degrado, il degrado tutti i giorni. Un saluto a voi tutti e grazie di aver seguito questo appuntamento del MIG Notizie.